Toscana non si sottrarrà mai alla memoria, anche perché questa è una regione dove abbiamo vissuto drammaticamente ciò che significa nazifascismo, repressione, discriminazione e atrocità da un punto di vista etnico, religioso, razziale. E quello che è significativo è che proprio qui, a Figline di Prato, dove si sono consumati eccidi gravissimi che hanno caratterizzato quanto la libertà sia costata alla Toscana. Figline di Prato, come Sant'Anna di Stazzema, come il Padule di Fucecchio, come Civitella. Ecco, tutto questo dà il senso di una trasmissione di memoria ai nostri giovani, perché le nuove generazioni non cancellino mai, nonostante il passare del tempo, il senso del momento più drammatico che l'umanità ha vissuto, del momento in cui la civiltà umana è caduta più in basso, perché non ci si possa nemmeno avvicinare ai presupposti che portarono allora a vedere 6 milioni e mezzo di ebrei uccisi, 47 milioni di persone morte nella Seconda Guerra Mondiale. Il treno della memoria. Innanzitutto esprimo la mia soddisfazione per questa decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di fare tenere la seduta solenne presso il Museo della Deportazione e della Resistenza. Il palazzo si deve aprire al mondo esterno, è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consiliatura. Ci stiamo riuscendo, stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori e se vogliamo concretizzare, attualizzare la memoria, darle sostanza, questa è la scelta giusta, così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz, un viaggio che ha segnato proprio il mio modo di pensare, il mio modo di essere, è stato per me determinante, un'esperienza che dicevo oggi presso una scuola aretina dovrebbe essere istituzionalizzata, penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato, perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore che non deve più ripetersi, la violenza e la dittatura devono essere bandite, deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni e queste non dovrebbero essere parole di circostanza, parole retoriche, parole soltanto per questa giornata, dovremmo tutti i giorni noi che facciamo parte delle istituzioni alzarci e improntare il nostro agire al bene comune ma anche al rispetto dei valori e delle differenze. Giornata della memoria e dovere del Consiglio regionale della Toscana a fermarsi per provare a tutti insieme a condividere quello che è la condanna di un orrore, l'antisemitismo, le leggi razziali e ovviamente in questo momento, in questo contesto storico così delicato in Europa dove la guerra in Ucraina ha riportato degli orrori che pensavamo essere ormai abbandonati alla storia, da parte nostra il senso di responsabilità ci porta a condannare ogni forma di discriminazione, di antisemitismo, ogni forma di supremazia dell'uno verso l'altro, ogni guerra nel contempo, stringe la nostra comunità agli ebrei, a una comunità che ha lottato, che oggi deve essere da parte nostra accompagnata verso veramente un riscatto, la possibilità che la Toscana si faccia carico ovviamente di combattere ogni forma di discriminazione è compito di tutte le istituzioni indipendentemente dalla nostra provenienza e dalla nostra partecipazione ad iniziative politiche di parte. Innanzitutto partiamo dall'attualità del messaggio. L'attualità del messaggio è un messaggio sempre attuale perché quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose, drammatiche, buie della nostra storia non ci deve mai essere vergogna, ma dobbiamo sempre avere il coraggio di fare i conti con la nostra storia, di fare i conti con il nostro passato affinché chi arriva oggi, chi ha la fortuna di essere giovane, giovanissimo oggi possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori. Quindi non c'è vergogna a rileggere il passato. Le parole della Segre sono parole che meritano di essere sicuramente interiorizzate, lette
è sempre un messaggio, ed è una figura, Liliana Segre è una figura sulla quale la politica ha un po' troppo marciato, da una parte e dall'altra. Liliana Segre è una persona alla quale ognuno di noi deve un grande rispetto per la sua storia, per le sue vicende personali, e ascoltarla parlare non è mai banale, ma secondo me facciamo un danno anche a commentare o a strumentalizzare o a cercare di tirare per la giacca un personaggio come lei, perché quando parla, soprattutto in occasioni come queste, è sempre un personaggio che parla non dando una lettura, come possiamo avere noi, politica o storica dei fatti, ma avendoli vissuti in prima persona. E io credo che una persona che abbia vissuto quei fatti debba essere sempre rispettata, quindi le parole non sono da condividere o non da condividere, sono semplicemente da ascoltare con grande rispetto, interiorizzare e rifletterci sopra. L'abominio della Shoah è una macchia indelebile nella storia dell'Europa e anche in Italia, la dobbiamo sentire con il giusto carico di responsabilità storica che ancora per certi versi fatichiamo ad assimilare. Siamo in un'epoca adesso, stiamo attraversando degli anni in cui gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio ci stanno lasciando, e questo ci dà la responsabilità di questo carico storico che abbiamo il dovere di tramandare, perché quello che è successo durante la Shoah, quello che è successo al popolo ebraico non si ripeta più, nonostante i venti di guerra continuino a soffiare sul nostro pianeta e nonostante le guerre non abbandonino ancora la nostra storia. Ecco, questo è il nostro dovere, lo abbiamo come cittadini, lo abbiamo come istituzioni, lo abbiamo nei confronti dei nostri giovani, che devono essere in grado di capire ciò che è accaduto e soprattutto devono essere in grado di riconoscere all'interno della società in cui essi vivono quei germi che possano dar luogo di nuovo a dei rigurgiti, se non uguali, analoghi a quelli che hanno sporcato la storia dell'umanità. E questo per noi dovrà essere uno dei passaggi che ci dovrà far capire che giorni come il giorno della memoria devono essere nella nostra memoria, nel nostro cuore, nella nostra azione di politici tutti i giorni. Sì, ci è sembrato il modo migliore per celebrare i 20 anni del museo, che è stato fondato appunto grazie al volere della sezione ANED di Prato, con i sopravvissuti agli arresti del marzo del 44, che hanno fortemente voluto che ci fosse un luogo fisico dove ricordare la deportazione dei propri concittadini pratesi. Arrestati inoltre 150, ne tornarono solo 18, quindi è il modo giusto per rendere omaggio alla loro volontà e per riflettere sul ruolo che la memoria ha oggi. Come ha detto Liliana Segre, rischiamo che ci sia solo una riga sui libri di storia tra un anno, ma noi non lo permetteremo. Quindi la memoria oggi deve diventare un diritto fondamentale nell'istruzione dei nostri ragazzi per costruire cittadini consapevoli. In effetti per noi è un grandissimo onore ospitare il Consiglio regionale della Toscana nella sua seduta solenne per il giorno della memoria. È un onore, un piacere, a dimostrazione del fatto che il nostro museo, un po' periferico qua su a Figline di Frato, ma è un museo di rilevanza regionale. Infatti sono anni, cioè molti anni, che lavoriamo con e per la Regione Toscana. Memoria va sempre accompagnata allo studio della storia. I nostri testimoni ovviamente per motivi anagrafici ci stanno lasciando, ma è bene incrementare lo studio di quello che è successo, perché è indubbio che la Shoah e l'olocausto di altre categorie a opera della Germania nazista e dei suoi alleati ha rappresentato uno spartiacque del XX secolo, dimostrando cosa può arrivare a fare uno Stato civile, come era lo Stato della Germania, quando cade in mano a dittature di tipo totalitario. E quindi è bene insegnare quello che è successo, perché purtroppo il mai più ancora non si è avverato. Ancora oggi nel mondo ci sono genocidi e pulizie. Io penso che
facendo seguito a mi ha colpito molto qualche giorno fa una nostra illustre, straordinaria, eccezionale concittadina, connazionale, Eliana Segre, proprio presentando a Milano le giornate del giorno della memoria, ha detto: sono pessimista, penso che gli italiani siano un po' stufi di ascoltare la storia degli ebrei, penso che tra qualche anno la Shoah sarà raccontata in pochi libri, in poche righe nei libri di storia. Ecco, io diciamo spero davvero di mandare un messaggio di conforto alla senatrice Segre. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene rinforzata, ne vengono espressi ulteriori aspetti, vengono ricercate verità, vengono raccontate storie in una città che prima di tutte le altre ha compiuto il gesto di memoria forse più difficile ma anche più potente, quello del gemellaggio che ci lega al luogo in cui i pratesi furono deportati nel campo di concentramento. Sono quasi 35 anni di gemellaggio la città di Ebense e questo luogo ne è un'ulteriore testimonianza. Il gesto di attenzione della Regione Toscana, e voglio ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta ovviamente Eugenio Giani, per aver scelto Figline, Museo della Deportazione, per questo luogo, vuole essere un'ulteriore tappa, un ulteriore racconto nel far sì che le preoccupazioni della senatrice Segre scompaiano. Non ridurremo la Shoah a poche righe del libro di storia, ma rimarrà un pezzo importante e fondamentale del racconto e del rifiuto di quello che è stato l'eccidio e la violenza dell'uomo sull'uomo più incredibile e più violento che sia mai successo nella storia dell'essere umano. Il 27 di gennaio non deve essere soltanto oggi, deve essere tutto l'anno, specialmente in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quelle barbarie non ci sono più. Il compito delle istituzioni deve essere sempre più quello di diventare amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. In questi anni purtroppo abbiamo dovuto interrompere i viaggi della memoria, il treno della memoria. Io spero che presto le condizioni sanitarie ci permettano di ripartire. Per me è stata una delle esperienze più significative della mia vita. L'ultimo treno alla memoria nel 2019, insieme a tante ragazze, tante studentesse e tanti studenti toscani. Abbiamo iniziato quel viaggio in cui le ragazze e i ragazzi sembravano quasi andare in gita. Dopo aver incontrato le sorelle Bucci, il clima è cambiato. Siamo arrivati ad Auschwitz, a Birkenau, e il freddo non era soltanto un freddo che toccava il nostro corpo, ma arrivava dritto dritto al cuore. E il viaggio di ritorno ha significato per me tanto, perché le ragazze e i ragazzi non solo hanno conosciuto, non solo hanno compreso, ma hanno deciso di diventare testimoni di quella memoria, perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. Allora abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. È compito nostro, delle istituzioni, è fare in modo di arrivare a più persone possibili. Il compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze e i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare, di parlare con i loro compagni, di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada più. E finisco. Noi dobbiamo davvero cercare di essere vaccino contro l'indifferenza, perché spesso si pensa che quello che accade lontano da noi non tocchi noi. Pensate a quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da noi, una guerra che pensava non potesse più accadere in Europa, invece è accaduta di nuovo. E allora a noi anche il compito di lavorare perché ritorni la pace e perché davvero quello che è accaduto non accada mai più.